Cringa a richiamarla. Onorevole Crippa, mentre io sto parlando. Onorevole Bonafede, le ho chiesto appunto di aspettare per far calmare la situazione. Adesso può continuare, non sta gridando nessuno. Gli unici che stanno gridando sono i colleghi del suo gruppo, che se si siedono e stanno zitti, le fanno una cortesia a lei che sta parlando. Benissimo, prego. Secondo il collega Chiarelli, alla gente interessano le bonifiche piuttosto che la condanna, che è una bestemmia, perché i cittadini vogliono sapere che comportarsi onestamente ha importanza per lo Stato e per il governo. E chi non si comporta onestamente, chi inquina, non può dire: ah, scusate, mi ero sbagliato, adesso provvedo alla bonifica, e si sottrae così alla punizione dello Stato e del governo, perché chi ruba deve pagare. Io capisco che in questa Camera questo è un concetto scomodo: chi ruba deve pagare, fine del discorso. Perfetto, non ho altri interventi, lo pongo in votazione l'1.14 col parere contrario di Commissione, Governo e relatore di minoranza. La votazione è aperta. Provate a votare intanto, che aspettiamo che tutti arrivino, se no vi chiamiamo tutti. Su colleghi, anche veloci a prendere posto. Onorevole Colnese, è riuscita? No. Onorevole Davilla, provi a votare. Sorial neanche riesce. Piepoli. Onorevole Sorial? Perfetto. Altri? Giacomoni? Matarrelli non riesce. Ci siamo? Marazziti? Marantelli? Altri che cominciano per Mara? Lavagno? Onorevole Marazziti, è riuscito? Onorevole Marazziti, raggiunga il suo posto, che forse è più facile. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.18, c'è il parere, invito al ritiro, parere contrario di Commissione, Governo e relatore di minoranza. La votazione aperta. Adornato, Romele, Palma, Colletti, Mauri, Gigli, Stumpo, Lattuca. Palma non riesce. Provi a votare, onorevole Palma. Sorial. No. Tone. Luciano Agostini ha votato? No, ancora no, adesso sì. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 1.15, Sarro, c'è l'invito al ritiro. Onorevole Squeri, prego. Sì, grazie Presidente. Ma se avete notato, questi emendamenti, anche quello precedentemente votato, in realtà sono la riproposizione nel contenuto degli emendamenti bocciati e presentati dall'onorevole Chiarelli, emendamenti che non hanno nessuna prospettiva di ostacolare questa legge, piuttosto che non chiedere la condanna per chi crea, per chi mette in atto i reati ambientali, ma in realtà sono emendamenti che mirano a far sì che la formulazione di questa norma possa rendersi applicabile nella misura premiale, cioè senza restrizioni temporali che invece al Senato sono stati introdotti. Per cui sono emendamenti assolutamente positivi rispetto al fine che questa legge si pone, e dichiaro di ritirarli, appunto, non perché non li ritenga
validi, ma perché